Bene, salve ragazzi del Somex e continuiamo le nostre lezioni per quanto riguarda la modellazione freeform all'interno di 3D Studio Max. Abbiamo visto nella lezione precedente come poter creare una semplice stradina sul nostro percorso tortuoso, per così dire accidentale, creato con le freeform. Adesso vediamo come poter modificare un po' questa strada, diciamo, questo sentiero, questa strada che abbiamo creato. Selezioniamo la strada, assicuriamoci che sia spuntato sul face e che sia effettivamente conforme al piano nostro piano 001. Adesso clicchiamo su Move Conform Brush. Vabbè. Adesso clicchiamo su, come dicevo, su Move Conform Brush. Allora, questo specchietto ci serve in due occasioni. Qualora volessimo semplicemente appena appena modificare la nostra strada, ecco, magari abbiamo bisogno di qualche piccolo aggiustamento o comunque vogliamo magari effettivamente creare un diverso percorso della strada, vogliamo magari aggiungere una curva o un qualcosa del genere, quindi dobbiamo fissare un piccolo valore per il full stray, ancora più piccolo magari, e un grande valore, magari già è ottimo questo che abbiamo. Vedete, possiamo spostare la nostra strada e magari creare un percorso più curvilineo. Dobbiamo sempre stare attenti all'adattabilità. Vedete che succede? Anche se poi in una seconda fase con relax io posso andare a modificarmi laddove, nel caso in cui non fossi contento di qualche piccola parte, comunque abbiamo anche la possibilità, come visto, di poter modificare. Il percorso della strada da noi realizzata. E adesso ci troviamo di fronte ad una strada non più rettilinea come prima, ma una strada basata su una serie di curve. Molto semplice quindi. Creiamo il sentiero, creiamo il primo piano, che è il piano che noi vogliamo, diciamo così, attribuire ad diciamo così, un'impronta plano altimetrica. Diamo, per così dire, una forma alla nostra zona, una forma accidentale di qualsiasi tipo. Magari possiamo aggiungere una strada e poi possiamo modificare la stessa o possiamo creare altre e tante altre cose. E ci occuperemo nel prossimo video.